tempo avevamo il vento a favore, anche se era un po' calato, e la partita l'abbiamo fatta sicuramente noi per poterla vincere. Roberto, intanto un commento su questa partita. Partita combattuta fino all'ultimo secondo e si è provato a vincerla sapendo anche il risultato di Montalcino che era vittorioso a Pienza. Abbiamo provato di tutti, di fronte abbiamo trovato una squadra forte che stava bene fisicamente, che ha giocato come giusto che sia al massimo e non siamo riusciti, pur avendo avuto un paio di occasioni importanti nel secondo tempo, non siamo riusciti a Probabilmente concretizzare. la più importante è con Cacciopini. No, abbiamo avuto una palla con Falomi e poi a 0 metri con Berti che è riuscito a non buttarla Sì, il dentro. numero 17, che si era creata una mischia lì proprio Sì, da due passi sul dalla linea di secondo porta. palo, sì, esatto, non è riuscito. Vabbè, pazienza, ci abbiamo provato e non è andato, abbiamo sempre 3 punti di vantaggio sulle Montalcino e quindi ci sono Comunque, 4 partite. la squadra si è dimostrata viva, cioè, invece se pensiamo ai primi 15-20 minuti della ripresa, dove veramente avete pigiato sull'acceleratore, si sono create anche un paio di mischie. Purtroppo la partita è stata un pochino falsata, soprattutto nel primo tempo tirava un vento forte contro che ci ha impedito di esprimersi al meglio. Nel secondo tempo avevamo il vento a favore, anche se era un po' calato, e la partita l'abbiamo fatta sicuramente noi per poterla vincere. Il Montagnano ha ribattuto colpo su colpo, cercava di sorprenderci in contropiede, sulle ripartenze. Tra l'altro Montagnano ha fatto una grande partita, e lo stesso la Castiglionese, soltanto che è un derby giocato al massimo da entrambe le squadre, bisognava avere un pochino più fortuna e lucidità nel concretizzare le occasioni che si sapeva sarebbero state poche, perché quando due squadre giocano così a tutta, poi finisce perché si equilibrano. E poi te l'hai voluto giocare fino in fondo, perché nel secondo tempo, a un certo punto, quando hai fatto i cambi, hai messo un ragazzo in quota, difensore centrale, al posto di Barbagli, e uno più di esperienza nella tre quarti Sì, avversaria. abbiamo fatto i cambi che si poteva fare davanti per mettere gente esperta, con energie fresche per poter diciamo approfittare e sfruttare qualche situazione in più da gol. Ci sono capitate, ripeto, almeno un paio abbastanza importanti, non siamo riusciti a buttarle dentro e quindi è finita 0-0. Per concludere, nel finale si è visto anche Bastianelli in campo. Sì, diciamo abbiamo giocato la carta, tra virgolette, della disperazione, nel senso che abbiamo provato a vincerla fino all'ultimo, e pur non stando benissimo, però sempre un giocatore di esperienza, un giocatore che ha fatto sempre tanti gol e quindi abbiamo provato anche la sua carta per vedere se magari su una mischia, su un qualcosa poteva essere importante. Comunque è entrato, ha fatto anche lui ha fatto bene. Grazie. Prego.